Buonasera, buonasera brava gente, eccoci qua, ci siamo, Men vibra, vibra, siamo noi, la gioia e la speranza, brava gente, è l'inno della giornata mondiale dei bambini, 25 e 26 maggio. Io vorrei che voi diceste a tutti, ma davvero a tutti, che vivremo due giorni storici, perché per la prima volta nella storia dell'umanità si ritroveranno circa 100.000 bambini, compresi i loro accompagnatori, e sarà qualcosa che davvero lascerà un segno profondo nelle nostre vite. Ma voi ve li immaginate? Centinaia e migliaia di bambini che canteranno questo inno. Siamo noi la gioia e la speranza. Siamo noi il futuro. Siamo noi. E ci inviteranno alla responsabilità, ad essere adulti responsabili che desiderano fargli respirare aria pulita, dargli cibo buono, dargli valori che li fanno crescere davvero in maniera meravigliosa. Nana, io, è bellissimo. E allora, brava gente, ci ritroviamo insieme per prepararci a questa domenica. A questa domenica dedicata alla misericordia, eccoci qua, brava gente. E allora, fiorirà e nel mondo tutto fiorirà, ma è vero, è vero. La festa della divina misericordia, la vivremo questa domenica. Io vi invito ad andare a partecipare alla celebrazione eucaristica. Chi è che ci andrà? Scrivetemelo. Domani ci vado, domani ci vado, domani ci vado, oggi ci vado, oggi ci vado. Perché mi auguro che tutti i parroci, i sacerdoti, i vescovi possano davvero spezzare questa parola meravigliosa che ci fa vivere, che ci fa ricominciare, la misericordia. E voi sapete che questa festa l'ha voluta in modo particolare San Giovanni Paolo II. Ma ascoltiamo il Vangelo, ascoltiamo la nostra bussola. La sera di quel giorno, il primo della settimana, scrive l'Evangelista Giovanni, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono a vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'erano con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi ha veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni
che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Abbiate la vita nel suo nome. Ecco il motivo del nostro stare insieme ogni sera con questa parola, perché possiamo avere la vita. Io credo che questa sia una grande domanda che ce la vogliamo porre. Vogliamo avere vita? Vogliamo avere vita buona? Ecco, questa parola nutre la nostra esistenza. Io, questa settimana abbiamo assistito, i Vangeli ci hanno riportato le immagini del Cristo risorto, le tre apparizioni, e qui ci troviamo verso quello che è, diciamo, il momento decisivo che poi aprirà le porte dove i discepoli stavano rinchiusi. Ed è interessante questo aspetto, Gesù che arriva a porte chiuse. Io credo che sia un elemento davvero molto, ma molto importante nella nostra vita, perché noi pensiamo che quando stiamo soli, che quando siamo chiusi in noi stessi, che quando ci sono delle difficoltà, che quando vediamo buio, il Signore ci abbia abbandonato. Quante volte noi diciamo, ma perché Signore? Perché mi sta capitando questo? Oppure non ci rivolgiamo proprio a Lui, diciamo, mi sta capitando questo, è segno che tu non esisti, Dio, no? E il Signore viene e si fa presente, si propone, ed è interessante che questo Signore arriva nel momento in cui abbiamo le porte chiuse o gli abbiamo chiuso la porta in faccia con il peccato. Il Signore viene e non ci rimprovera. Il Signore entra nelle nostre vite e non ci rimprovera, non ci abbandona, non ci accusa. Questo è avvenuto anche con i discepoli. Il Signore gli poteva dare una bella sveglia, no? Come si dice, gli ha dato una sveglia, no? No, e invece si è presentato a loro con come davvero la luce per la loro vita. L'altro aspetto è che cosa ci dice questo episodio? Che il Signore a noi, ed è la seconda riflessione, vedendo anche l'incredulità di Tommaso o la diffidenza dei discepoli, il Signore ci fa capire chiaramente che non ci vuole perfetti, non ci vuole perfetti, ma ci vuole autentici, che possiamo anche scazzottare con Lui, no? Digliene due, Signore, ma ecco, il Signore entra in questa nostra imperfezione, si fa compagno di viaggio. Noi a volte pensiamo che per incontrare il Signore bisogna essere perfetti. Non è così. Il Signore a volte ci incontra con le nostre mani sporche, la nostra coscienza che ci rimprovera, con le nostre ferite, con i nostri limiti, e lì ci fa crescere. Se noi potessimo davvero avvertire questa grazia, che il Signore nei momenti difficili è presente e ci chiede, no, di uscirne lentamente. Il Signore non ci vuole nemmeno immacolati, ma persone che si mettono in cammino. Questo mandato che i discepoli ricevono, no, di andare per il mondo, ci dice proprio questo, che il Signore non è che ha mandato nel mondo 12 perfetti, ha mandato nel mondo 12 imperfetti, però li ha voluti in cammino. Ed è bello vedere come questo cammino dei discepoli riceve una svolta dopo la resurrezione, ma arriva, dopo un lungo cammino, alla fedeltà assoluta. Quasi tutti i discepoli, no, hanno dato la vita, sono stati perseguitati, ma hanno fatto un atto di fedeltà. Pensiamo a Pietro, no? Lo volevano mettere in croce e lui dice: non come il mio maestro, no? Perché non sono degno, rinnovando quella fedeltà. Pietro l'aveva tradito, Tommaso era incredulo,
altri due, Giacomo e Giovanni, erano dei carrieristi, e il Signore ha camminato con loro e ne ha fatto dei capolavori, e dei capolavori vuole farne anche con la nostra vita. Ci crediamo, sì o no? No, ve lo domando. Ci crediamo che il Signore vuole fare dei capolavori con la nostra vita? Sì o no? No, non sento, non sento. Ci crediamo? Lo scriviamo, ci crediamo? Questo è importantissimo. Credere proprio davvero che il Signore vuole fare della nostra vita un capolavoro. Ed infine, un'ultima suggestione che questo Vangelo ci regala, quella affermazione di Tommaso, mio Signore e mio Dio. Cioè, vedete i passaggi che ci sono da incredulo, sì, ma non è venuto, io finché non metto le mani nelle sue ferite, non metto il mio dito nel suo costato, voglio vedere bene, no? Ma come Tommaso, tu c'eri stato, no? E il Signore, no, se lo porta piano piano, dice, vieni qua. Vieni qua, è bellissimo. Noi pensiamo che il Signore, quando dubitiamo di lui, ci allontana. No, il Signore dice: vieni qua. E avviene il passaggio, credo importantissimo. Mio Dio, mio Signore, mio Dio, bellissimo. Anche San Francesco userà moltissimo questa espressione. Che cosa dice con questo passaggio, Tommaso, che nella sua vita è avvenuto il passaggio che dovrebbe avvenire anche nelle nostre, che è quel mio da possessivo, no? Le mie ragioni, le mie cose, no? Perché un incredulo dice ho ragione io, no? Cioè, quindi ragiona in termini possessivi, no? Quindi dal mio, dall'egoismo del proprio pensiero o dal mio possessivo, no? Dal possedere le cose, diventa un mio di appartenenza. Mio Dio, mio Signore, mio Dio, cioè tu mi appartieni. Ho trovato questa affermazione. Tommaso ripete quel piccolo aggettivo, mio, che cambia tutto. Mio non di possesso, ma di appartenenza. Stringimi a te, stringiti a me, mio come lo è il cuore e senza non sarei, mio come lo è il respiro e senza non vivrei. Bella questa affermazione, che voglio condividere con voi, e che diventa senso di appartenenza. E quando è che una comunità cristiana cresce? Quando è che una famiglia cresce? No? Quando si avverte il senso di appartenenza. A volte anche in una comunità dei religiosi, quando è che la comunità va bene? Quando sentono che quella comunità è la loro. E allora cambia tutto, quindi si fa di tutto perché la propria comunità stia bene, così come la propria famiglia, così anche nel lavoro. Quando è che nel lavoro si va benissimo? Quando tu avverti che quel lavoro è tuo e fai di tutto per farlo andare bene, non è che stai lì come dipendente e non te ne importa niente, no? Maturare davvero questo mio in senso di appartenenza, ecco, questo ci aiuta Tommaso, E auguriamo questo passaggio nelle nostre vite, e questo ci porta a vivere la misericordia. La misericordia, brava gente. Miserere cordis. La misericordia è la celebrazione, proprio mettere la cornice a quello che ci siamo detti, tra le nostre fragilità e il nostro peccato, miserere, e cuore, cor, no? Miserere cordis, cuore, cor cordis, è il cuore di Dio. La misericordia è questo incontro. Un Dio che ci riabilita la vita. Andiamo avanti, brava gente. Come avete visto, sono un po' raffreddato, ma penso sia normale. Pregate perché questa giornata mondiale dei bambini vada bene. Andate sul sito, fate iscrivere tutti. Fino alla fine di aprile, inizio di maggio c'è la possibilità. Poi il 5 maggio dobbiamo concludere. Mi raccomando, ok?
e tutti a Roma 25-26 maggio, di 1000-2000 che ne siamo, mi raccomando, vuoi vedere che scriviamo tutti? Vengo a Roma, sarò a Roma con i miei nipotini, sarò a Roma con i miei figli, Poi per la celebrazione della messa il 25-26 possono venire davvero tutti, Quindi mi raccomando, scrivetevi. Voglio vedere chi è che sta ascoltando in questo momento e viene a Roma, Fatemi sapere, So che già moltissimi vi siete iscritti, la brava gente ci sarà tutta. Avanti, allora. Vi chiedo, fate inviare dai vostri figli, dai vostri bambini, dei disegni, dei testi, delle poesie, li potete inviare su enzo@buongiornobravagente.it oppure se andate sul sito giornatamondialeibambini.org c'è una sezione per inviare i disegni, i testi, le poesie che poi consegneremo a Papa Francesco e mi aiutano anche a presentare con il TG1 quello che stanno facendo i ragazzi, i bambini, ok? È chiaro? Avanti. Allora, Anna vorrebbe una preghiera per i suoi 46 anni di matrimonio e un buon onomastico per il marito Vincenzo. Doppia festa allora, ogni bene, ogni bene, e buon cammino. Poi, Mastro Raffaele di Positano vorrebbe gli auguri per i suoi 27 anni di matrimonio, e un augurio a tutta la famiglia. Un grande lavoratore, Mastro Raffaele, mi raccomando. Il papà Francesco con la mamma Sirianna e il fratello Ciro vorrebbero gli auguri per Gabriele, 17 anni oggi. Gabriele, ogni bene a te, mi raccomando, coraggio, forte. E poi saluto la sorella di Angelo Chiorazzo, Angela. Che fa il compleanno, non vorrei sbagliarmi, ogni bene e un buon cammino ad Angelo che so che lavora e si impegna in Basilicata, ok? Buon travaglio a tutti quanti, buona domenica brava gente e andiamo avanti, ok? Forti, 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 leggo solo un commento, vediamo, buonanotte Padre Enzo, giusto? Vediamo un po', Lucia, Elisa, grazie Valente, una serena notte per te e auguri per il tuo onomastico che è stato ieri, grazie. Sepe, Alessandro, ogni bene, Filomena, un abbraccio alla Madonna ti protegga, ok. Forza, sarà bellissimo e commovente questi 2 giorni, non si scorderanno mai, è vero, 25 e 26, Le auguro di rimettersi completamente a raffreddore, grazie. Ditemi chi è che di voi viene, vediamo un po', vorrei vedere, ci sarò, ci sarò, ci sarò, ci saremo, ci sarò, vediamo un po'. Per avere un dato statistico della brava gente. Vediamo. Saluto anche la Grecia, perché vedo molti dalla Grecia stasera. Ecco qua, Lucia, ci saremo. Ah, ok. Buona domenica della Divina Misericordia, Raffaela. Passerà. A Montevergine, è verissimo, ho preso freddo a Montevergine, è verissimo, sì. Perché fa freddo, da quelle parti. Vediamo. A posto allora, dai, volevo vedere un ci saremo, ci sarò, ecco qua. Carmen, ok. Sarà piena Roma, c'è anche il Giro d'Italia, verissimo, sarà piena Roma. Oggi è mio Adalgisa, il mio compleanno, ogni bene a te.
Elisabeth da Olanda. Elisabeth, ogni bene, eh? Lia, ci saremo. Vediamo un po'. A posto allora, dai. Buonanotte con i saluti, saluti. Ah, Olanda nel Gallo, ogni bene. Isabella, purtroppo non ci sarò. No, voglio dire solamente quelle che ci saranno, eh. Cercate di esserci tutti, mi raccomando. Sarò presente, Silvana. Ah, dici con lo spirito, però va bene. L'incontro col Papa, le mie nipoti ci sono. Ah, ok, benissimo. Va benissimo, andiamo avanti. Buona serata, brava gente. Buona giornata, buona domenica. Buona domenica, ok? Ogni bene, ogni bene. Forti, forti, forti.